Crucia, sono in vacanza in California. Ho visto una donna con le gambe completamente pelose, ma pelose proprio da uomo. A me faceva abbastanza vomitare, però boh, a te piacciono pure i peli sotto ascelle, quindi mi chiedevo cosa ne pensassi tu. Faceva un po' schifo. Boh, ciao. Allora, voglio rispondere subito all'ascoltatore riprendendo un tema che abbiamo già affrontato più volte e che è stato riproposto anche in un servizio recente delle Iene. Ragazzi, io sono amante del pelo e sono amante soprattutto della libertà. Ognuno fa il cazzo che vuole. Ora, il legame tra la volontà dell'uomo, cioè il patriarcato, sì, l'uomo che decide, dunque io non mi depilo, come dice qualcuno qua in Italia, del fronte femminista più avanzato, cioè io non mi depilo perché voglio decidere da sole, dell'uomo che mi impone di essere depilata, è una puttanata, è una solenne stronzata. Ma che non c'è tema nessuno. Ma è un tema molto importante. Un tema è molto disperante. Disperante. Quale disperante? Un tema importantissimo. Prima di interpellare su questo una persona che fa la sex blogger e che in questo momento si trova in Venezuela. In Venezuela. In Venezuela io a Sciacca. Pensate come ti ho detto, sono a Sciacca. Vedi la forza della radio. La forza della radio. Tu a Sciacca. Lei in Venezuela, io a Milano. E si sente incredibilmente bene per il momento. Allora, il collegamento dalla Venezuela, dalla sua capitale Caracas, Sara Barberis, influencer, sex blogger, nota anche con il nickname Etimo Fuggente. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao, ciao. Come stai? Buonasera. Come stai? Ma bene. Sei bene, barricata? Bene. Sei barricata dentro casa? Ma no, no, in realtà faccio le cose più gravi di quello che sono. No, no, sono in realtà vivo abbastanza in una bolla, perché sono in uno dei quartieri più ricchi di Caracas, quindi... Scusami Sara, voglio chiederti una cosa. Allora, la questione del pelo, no? Mi sembra che tu abbia qualche volta detto... Ma bisogna intervistare una a Caracas per sapere del pelo, non l'ho capito. Sì, certo. Cioè, uno fa un collegamento, sì, in cui vero, spende, sì, voglio denunciare alla radio, uno fa una telefonata con i soldi della Confindustria, sì, questo è vero, sì, e spende 20, almeno tutte, 20 euro con tutte le pelose che ci sono, con tutte le signore col pelo che ci saranno sicuramente qui. Adesso voglio dire, se voi volete farmi entrare nell'argomento, per sì, sentire una sciroccata che sta a Caracas, no, no, con un cane, sicuro una sciroccata con un cane dietro, che ti dice che vive in una bolla. L'unica cosa che ti racconta di Caracas, con tutta la criminalità che c'è, è se lei è rasata oppure no. Ma sono soldi ben spesi, amici della Confindustria, questi? Sì o no, secondo voi? Poi non dite che mi incazzo, perché sì, oggi non volevo dire parolacce, ma è incredibile però che uno chiama in una trasmissione radiofonica una signora pelata, pelosa, non pelosa, non me ne frega nulla, a Caracas con 6 ore di fuso orario, con la guerra, avanti e indietro, con la guerra e con la, vive con in una bolla, dice com'è la situazione. No, ma io vivo qui in una bolla, uno dei quartieri più ricchi, ma chi se ne frega. Ma un'altra pelosa l'avremmo trovata anche a Racalmuto, qui in Sicilia, dove zero, sono io, a costo zero. Anche probabile. Qui se qui esco dalla macchina nella quale sono barricato dalle 6:30 per condurre la diretta con l'autista che è costretto a mendicare qui per strada per fare, sì, la pipì, sì, sull'autostrada per andare, vabbè, a Salemi, sì, Sciacca, sì, eccetera. Se io qui chiedessi a qualcuno, scusate, c'è qualcuno pelosa, la trovavano probabilmente, ma a 2 minuti da qua. Non occorre spendere 20 euro di telefonata con una sciroccata da Caracas. Comunque andiamo avanti ora. Andiamo avanti, capite? Comunque ho deciso che sciroccata da Caracas è il mio nuovo nome su Instagram, perché lo adoro. È stupendo. Devo dire la verità, è tutto venuto così naturalmente, senza averlo concordato, sì, prima. Ma ci mancherebbe tutto, altro. Manco sapevo, devo dire che questo, lei, devo dire che in questo caso un po' di ragione ce l'ha. Però noi abbiamo voluto provare questo collegamento con Caracas. Sì, allora, con Caracas, perché sei amante del pelo? Adesso si incazza. Ecco, perché l'intervista? Dice, perché lei da Caracas? È una cosa folle, lo sapete anche voi. Perché dai, lei è amante? Soldi buttati. Io lo dico, Confindustria, sono soldi buttati in questa trasmissione. Questo ha perso tutto. Io non ho fatto un cazzo perché ero in aereo, ma questo ha perso tutto il pomeriggio per trovare una signora non depilata a Caracas!
Scusami, è così però. Sara, ma per me possiamo andare avanti così. Lo so, a me lo dici, beh, questo è vero, è tutto vero, purtroppo è tutto vero. Cioè, sì, purtroppo è vero, è così. No, ma io non ho fatto nulla, lo ammetto. Oggi non ho lavorato. Quella zanzara, non ho lavorato, è vero. Sta perché devo presentare il libro di Ciulla, come vi ho già detto, di cui voi non me ne frega nulla. Sì, no, nulla. Ero in aereo, l'aereo in ritardo, eccetera. Ma mai avrei passato un pomeriggio intero. No, pomeriggio intero no, per no, cercare una signora non depilata o depilata, non ho, a Caracas. Tra l'altro, io qua devo stare anche un po' attenta perché, cioè, mio fidanzato, che detesta questa mia tendenza ad andare pelosa, mi ha detto: guarda che qua se si vedono comunque i peli, si arrestano veramente, non per finta, per davvero. La questione è molto seria. Sì, certo. Scusi, ma lei perché non ama depilarsi? Non certo per una questione, come dicono queste in Italia, di patriarcato o cose di questo tipo, immagino, no? Ma ragazzi, no? Ma non c'ho voglia, cioè, non c'ho voglia, nel senso è doloroso, si spende soldi, Camoroso, non c'ho voglia. Una dice non c'ho voglia, chiama Caracas per sentire una sciroccata, lo confermo, che dice non posso neanche dirlo troppo ad alta voce perché qua si arrabbiano: signora, a Caracas hanno altri problemi che il suo pelo, signora! Questo pure, però devo confermare tutto. Dai, in questo caso. Che è pericoloso. Cioè, tu stai dicendo che è un collegamento inutile, stai dicendo che è un collegamento inutile. Ma no, inutile, è folle! Perché, scusami, una che peraltro ti dice: no, sai, qua è pericoloso che io dica che sono col pelo. No, ma perché è pericoloso? Infatti, non ho capito questa cosa. Lei... perché è pericoloso dire che ma sei no, col... dai. Dai, è una battuta, semplicemente che qua la prendono molto sul serio la depilazione. Io vedo che ogni volta hanno altri problemi nella città di Caracas. Ma che non è il suo vero pelo. No, però ha ragione. Però ha ragione, no, su questo. Loro sono molto attenti alla depilazione, è vero, sì, in tutto il Sud America è ma così. Ma brutto. Cioè, ma guarda che anche nel mezzo della guerriglia urbana più pesante c'era comunque gente che andava dall'estetista a farsi il pelo, confermo questa cosa. Confermo. Scusi, lei tiene i peli un po' dappertutto, oltre che nella vagina, figa, chiamiamola come vogliamo, gambe, pancia, ascelle, eccetera? Allora, dov'è che li ho levati al momento? Ho delle strisce ogni tanto senza pelo, ma casuali. Sì. Ce le ho anche sull'ombelico, sul capezzolo ce l'ho. Sì. Sotto le ascelle me le sono levate, perché anche perché ovviamente queste sono sempre le notizie da Caracas, fa caldo, quindi ho molto odore e mi sono resa conto che effettivamente... Ma però l'odore è straordinario, l'odore. Non piace al tuo fidanzato l'odore? No, guarda, a me piace il mio, ma alle volte veramente diventa eccessivo pure per me. Quando diventa pure eccessivo per me, allora sempre per i fatti che avvengono oggi a Caracas mi levi. Grazie. Grazie. Sì. Grazie, esatto, grazie. Incredibile. Scusi, intervista incredibile. Lei... la chiama intervista per giunta. La chiama intervista. Questo ha studiato scienze politiche, cose, 10 anni, assunto alla Confindustria da 15 anni. Cioè, se fa le interviste a una Caracas non depilata. Io lo trovo mostruoso, mostruoso. Andiamo avanti. Però, ma perché non hai visto i miei peli? Sennò dicevi veramente. Ma non voglio vedere niente adesso. Perché lei è molto sciacca, lei è molto molto pelosa. Molto quando, cioè, nel senso, per esempio, la sua vagina è molto molto pelosa, cioè proprio con i ciuffi. C'è il ciuffo. Ma lei ha detto è dolorosissimo. Perché è dolorosissimo? Sì, vabbè, normale, doloroso. La depilazione. L'hai mai provata? Hai mai fatto la depilazione? No, io no, non mi sono mai depilato. No. Non allora che ne sai? No, ma infatti non lo so, ma non è dolorosissimo, è normale, un sacco di gente si depila, per cui di che parliamo? Non è così doloroso, dai, cioè... Ma sì, è doloroso, nel senso, scusa, fa male, comunque, fa male, però, se ti tiri via un pelo, se tiri via centinaia fa malissimo. Però sempre, io la domanda fondamentale era questa: tu credi nella storia del patriarcato, cioè che sia una questione, tu non lo fai per questo, non lo fai semplicemente perché non ti piaci così, cioè ti piaci col pelo, cioè questo è il punto, no? No, non penso che abbia a che fare con la sottomissione della donna all'uomo, non c'entra niente, uno non è che si depila per questo, o sbaglio? Ma allora, senti, no, nel senso, per quanto mi riguarda, no. È una cosa che sta assolutamente no, e penso che ognuna debba comunque continuare a prendersi le responsabilità della propria scelta, non è che io lo faccio perché tu altrimenti non mi ami, no, se tu non mi ami perché sono pelosa... Cioè, sei tu che ci perdi e certo, non penso che sia quella la posta in gioco nella ma perché relazione? Gli uomini sono così appassionati di depilazione, secondo te? Cioè, perché oggi gli uomini preferiscono in realtà la donna depilata? Questo è il punto, sempre ma da Caracas, sempre da Caracas. Sì. Sempre da Caracas, io penso che c'è un testo americano molto interessante che dice che a un certo punto gli esploratori naturalisti che andavano l'America Latina in particolare, vedevano gli indigeni che erano fissati con la depilazione, loro, i bianchi, dicevano: ma che è sta fissa con la depilazione?
Cioè, è stata una roba che poi in realtà, come, per come la intendiamo oggi di essere cosa belle... Cosa fa adesso pure l'antropologa? Cosa fa National Geographic adesso? L'antropologa su rasati, ma che di cazzo di discorso è? L'antropologa fa... E sai come gli indiani d'America però, una volta... Qual è? Perché? Cosa parlate? La domanda è diretta. Che intervista la è? Che follia larga. È? Oh, ma stai tranquillo però, la pigliamo larga semplicemente per dire che comunque sia, per come la stiamo intendendo oggi la depilazione, è una roba recente, è una roba dell'ultimo secolo. Come giudichi questo collegamento da Caracas, caro David? Come lo giudichi? Lo giudico totalmente inutile, costosissimo. Sì. E quello che mi fa incazzare di più è che tu hai perso un pomeriggio intero per trovare questa, scriverti le domande per l'intervista, no, come fosse Ursula von der Leyen nel giorno in cui è andata a Kiev. Allora, questo lo trovo incredibile, che tu vai a cercare una non depilata a Caracas, paghi la telefonata per sentire una signorina che ti dice: no, sì, con mio fidanzato, ma chi se ne frega di Caracas, con tutto il rispetto della signorina, alzo le mani, e sei depilata o meno. Alzo le mani. Ciao Sara, auguri. Italiani! No, raga, che disastro. Sono veramente una cogliona. Cioè, perché io non volevo... Perché a un certo punto... Poi lo vedrete nella lo sentirete nella puntata. E mi fanno... Sì, vabbè, ma perché sti uomini sono fessati col pelo? E io ho detto, guarda, ci sono diverse spiegazioni. Ce n'è una particolarmente inquietante. E allora mi dicono, ma qual è quella inquietante? E io faccio, ma perché se ti piacciono quelle senza peli, io me lo chiedo se ti piacciono le ragazzine. E loro dicono, no. E poi ci ho ripensato dopo, non avrei dovuto dire quella cosa lì, perché piuttosto la risposta giusta, e la sapete solo voi, ma non la sentirete in radio, è che sono gusti, che di fatto, siccome ci sono quelle a cui piacciono i cazzi grossi e i cazzi piccoli, ci sono anche quelle a cui piacciono quelle depilate o quelle no. Ma l'emozione, è terribile, mi sento una coglione, perché dico, ma no! Infatti lui, Cruciani è stato carino, dopo mi ha scritto, vabbè, eri un po' bloccata. Però Parenzo è stato molto, molto divertente, mi ha massacrato. Però...